le modulazioni digitali. Il compito del modulatore digitale è quello di associare a un flusso di bit in ingresso, e questo flusso di bit può provenire perché la sorgente è una sorgente digitale e quindi i simboli emessi da questa sorgente informazionale digitale possono essere sempre rappresentati come una stringa di bit, oppure perché la sorgente era analogica ed è stata convertita, il segnale in uscita, in digitale attraverso una conversione analogico-digitale. Quindi abbiamo di nuovo un flusso di bit. Bene, il compito è quello di prendere questo flusso di bit, prenderne un gruppo di questi bit, gruppi per volta, e associare a ogni gruppo di bit una particolare forma d'onda fra un set di forme d'onda disponibili al modulatore. E questa forma d'onda poi dopo viene mandata sul canale e la forma d'onda viene scelta in modo da adattarla il segnale trasmesso alle specifiche del canale, che in genere sono passabanda. In generale il modulatore può essere rappresentato in questa maniera: in ingresso c'è un flusso di bit, il bit rate è 1 t con b, perché arriva un bit ogni t con b secondi, t con b è il tempo di bit. E il modulatore fa le seguenti operazioni: prende un gruppo di k bit, e ogni gruppo di k bit associa un simbolo. Fatelo chiamare simbolo in Mario, dove m è uguale a 2 alla k. Quindi prendo una stringa, il flusso di bit in ingresso, il modulatore seleziona k di questi bit, k bit possono trovarsi in 2 alla k possibili stati differenti, ognuno di questi stati me lo chiamo simbolo. Ho il numero 2 alla k, lo chiamo m per comodità, che è il numero possibile di stati in cui si può trovare quella stringa di k bit, m uguale a 2 alla k. Questo simbolo è uno fra m possibili simboli, me lo chiamo simbolo in Mario perché m possibilità, ed ogni simbolo in Mario associa una forma d'onda, perché sul canale devo mandare una forma d'onda. Chiaramente se prendo k bit, questi k bit occupano intervalli temporali di kt con b secondi, di conseguenza ogni simbolo in Mario occuperà un intervallo temporale di kt con b secondi. Fatemi chiamare con s la quantità kt con b, cioè il tempo di simbolo. Fatemi chiudere la porta, altrimenti non... Quindi stavo dicendo, se prendo un gruppo di k bit e ogni bit ha un tempo di bit di t con b secondi, k bit occuperanno un tempo di kt con b secondi. Siccome a questi k bit che occupano un tempo di kt con b secondi associo un simbolo in Mario, il tempo di simbolo ha durata kt con b. A questo stadio posso quindi dire anche un symbol rate, cioè quanti simboli al secondo fluiscono. T
chiaramente questa quantità è 1 su t con s. Ed è più lento, chiaramente, del bit rate. Qui siamo con l'unità di misura in bit al secondo. Qui l'unità di misura invece è simile al secondo. Ed è uguale anche quindi a R con B su K, o se preferite a R con B su log 2 di M. Mentre il bit rate a questo punto lo posso anche scrivere come K su T con S, tempo di simbolo, ma poiché non voglio portare dietro troppi pedici, il tempo di simbolo lo chiamerò sempre T. Quindi un altro modo di scrivere il bit rate è anche K su T, perché in T secondi ci sono K bit, quindi K bit in T secondi. O se preferite anche log 2 di M su T, perché K è logaritmo in base 2 di M, e quindi io sto mandando log 2 di M bit ogni T secondi. Ma insomma era lo stesso oggetto scritto in due modi differenti, in vari modi differenti, ma stiamo parlando sempre di quello. In t secondi io mando k bit, punto. Il segnale modulato prende l'espressione che segue. Supponiamo che il flusso di bit vada da infinito a più infinito, quindi k appartiene da z. S di t meno, anzi scusate, k non lo posso utilizzare come indice sommatorio perché con k ho già indicato il numero di bit, quindi utilizziamo un altro indice sommatorio. X e t, segnale in uscita al modulatore, ha l'espressione di somma su n appartenente a z, tutti gli interi, S e t meno n e t, a con n meno 1, a con n meno l. E adesso descriviamo cosa sono questi oggetti. A con n è il simbolo corrispondente ai k bit e appartiene a un alfabeto di simbolo che chiameremo A. Con cardinalità di A chiaramente pari a m, perché ogni simbolo può prendere m possibili valori. Questo oggetto è il simbolo relativo all'istante di segnalazione corrente. NT N più 1 T. Siamo nell'ennesimo istante di segnalazione, quindi quando n fa 0 ho il simbolo A con 0 che sta nell'intervallo 0T, quando n fa 1 ho il primo simbolo A con 1 che sta nell'intervallo T2T e così via. Chiaramente il simbolo A con 0 è relativo ai K bit emessi negli istanti che vanno da 0 a T. Fra 0 a t ci sono
1, 2 e k t con b sotto intervalli. Qui ho il primo bit, secondo bit, kpesimo bit. Questi fanno un simbolo a con 0 che viene messo nell'intervallo di segnalazione zeresimo, cioè fra 0 e t. Quando passate l'istante t, 2t, avete il simbolo a con 1 corrispondente ai bit k più 1, k più 2 e così via. Forse qua avrei potuto chiamarli 0, 1, k meno 1, va bene, k, k più 1, k più 1 e così via. Prendo un altro gruppo di k bit, gli associo un altro simbolo a con 1 che va nell'intervallo da t a 2t e lo mando. Quindi a con n è il simbolo relativo all'intervallo di segnalazione n-esimo che va da nt a n più 1t e proviene da k bit. S invece, che ha 1 1, 2 e fatemi vedere 3 variabili. La prima è il tempo, quindi S è la forma d'onda utilizzata per portare questo simbolo. La prima variabile è il tempo, e chiaramente siccome è l'ennesimo intervallo di segnalazione, questa forma d'onda S viene traslata e portata nell'ennesimo intervallo di segnalazione. La seconda variabile invece è il simbolo corrente, quello relativo all'ennesimo intervallo di segnalazione. Quindi qui c'è A con N, qui c'è T meno NT. La terza variabile è una variabile vettoriale e contiene i simboli precedenti A con N meno 1, A con N meno L. Perché in generale la forma d'onda emessa all'intervallo di segnalazione n dipende chiaramente dal simbolo che voglio trasmettere in quell'intervallo A con n, ma potrebbe anche dipendere in generale dai precedenti simboli, perché il modulatore potrebbe avere memoria. In questo caso, oltre al simbolo corrente A con n, ci metto anche gli L simboli precedenti. Qualora non ci sia memoria nel modulatore, quindi se il modulatore è senza memoria, e all'interno di questo corso vedremo in larghissima parte formati di modulazione senza memoria, vedremo soltanto un paio di esempi di formati di modulazione a memoria, allora il segnale trasmesso si semplifica. Assume un'espressione più semplice, x e t uguale sommatorio su k appartenente a z di s con t meno k, scusate, k con solito non è b, su n la sommatoria, s e t meno nt a con n. E la forma d'onda S di T, virgola A, è una fra m possibili forme d'onda, perché se io sto trasmettendo il simbolo A con un simbolo, il primo simbolo, allora ho bisogno di una forma d'onda. Se trasmetto un altro simbolo ho bisogno di un'altra forma d'onda. Se trasmetto un altro simbolo ancora, l'ennesimo, perché ho m possibili simboli, ho bisogno di un'altra forma d'onda. Insomma, se io devo poter trasmettere m simboli differenti, devo essere in grado di generare m forme d'onda differenti. Se ne ho di meno, vorrà dire che la stessa forma d'onda viene assegnata a più di un simbolo, e in ricezione, quando vedo quella forma d'onda, non so se era il simbolo x o il simbolo y. Quindi, in questo caso,
ST è una fra m forme d'onda, S con 1 di T, S con 2 di T, S con m di T. Ok? Tutte chiaramente differenti fra di loro, altrimenti il gioco non funziona. Un piccolo esempio per capirci meglio. Supponiamo che questo è il nostro intervallo temporale, t con b, 2 t con b, 3 t con b, 4 t con b e così via. E la stringa di bit all'ingresso potrebbe essere questa, 1, 0, 1, 1 e così via. C'era qualcosa prima, ci sarà qualcosa dopo. Allora, nel caso in cui K fa 2, vuol dire che il modulatore prende coppie di bit e vi associa un simbolo a ogni coppia di bit. Ok? Vuol dire anche che il tempo di simbolo T è pari a 2T con B. Quindi questo è T, questo è 2T. Ok? Sto prendendo 2 bit per volta, il tempo di simbolo ha durato 2 volte T con B. Se K fa 2 vuol dire ci sono 2 bit. 2 bit possono trovarsi in 4 possibili stati differenti, devo avere 4 possibili simboli differenti relativo alla stringa 00, 01, 10, 11. E allora la coppia di bit 00 verrà codificata col simbolo, che voglio dire, teta 1? O diamogli dei numeri, va, così è più facile. 1, simbolo 1, tanto ci può essere sempre una applicazione 1 a 1 fra le lettere teta 1, teta 2, teta m e i numeri 1, 2, m. 0, 1 lo chiamo simbolo 2, 1, 0 lo chiamo simbolo 3 e 1, 1 lo chiamo simbolo 4. Queste sono le coppie di bit e questi sono i possibili simboli. Di conseguenza qui in questo primo intervallo di segnalazione vedo la coppia di bit 1, 0. Il modulatore vi associa un simbolo in Mario, secondo ben prestabilita tabellina, 1, 0 corrisponde al simbolo 3 e lo traduce a 3. Poi nel secondo intervallo di segnalazione vede, prende un'altra coppia di bit 1, 1, lo trasforma in un simbolo in Mario, nel nostro caso m fa 4, e scrive 4. E stiamo a questo stadio qui. Qui la frequenza di bit era, il bit rate è 2 bit al secondo, scusate, ogni t con b secondi. Qui il bit rate è lo stesso, sempre 2 bit ogni t con b secondi, perché io in t con b secondi, scusate, 1 bit ogni t con b secondi. Qui il bit rate è lo stesso, perché io mando un simbolo ogni t secondi, ma ogni simbolo porta 2 bit di informazione, quindi sto mandando 2 bit ogni t secondi, ma siccome t secondi sono uguali a 2 t con b, sto mandando 2 bit in 2 t con b secondi, cioè 1 bit ogni t con b secondi. Quindi anche qui il rate è 1 su t con b, se volete il bit rate, mentre se invece volete il symbol rate, allora il symbol rate è un simbolo ogni t con s secondi, ma t con s fa 2 t con b. Ok?
Supponiamo ora che il modulatore sia senza memoria e allora a ogni simbolo deve associare una forma d'onda, quindi qui avevamo 00, 01, 10, 11, simbolo 1, simbolo 2, simbolo 3, simbolo 4. A ogni simbolo devo associare una forma d'onda differente. Che vi devo dire? Facciamo questo esempio. A coseno 2π greco f con 1 t, A coseno di 2π greco f con 2 t e così via. A coseno di 2π greco f con 3 t e A coseno di 2π greco f con 4 t. Le quattro forme d'onda, a quanto pare, in questo esempio, sono quattro segnali sinusoidali a frequenze differenti. Così io, guardando la frequenza, mi accorgo che il simbolo era. In realtà questo è un tono sinusoidale puro che va da infinito a più infinito. Io invece voglio trasmettere questo oggetto soltanto nell'intervallo di segnalazione 0t. Quindi è per u di t di t, dove per me la funzione u di pedice t è la finestra rettangolare che fa 1 da 0 a t e 0 altrove. Quindi questa è la finestra rettangolare causale, va bene? U pedice T, da non confondersi con la finestra rettangolare non causale, quella simmetrica rispetto all'asse Y, che va da meno T mezzi a T mezzi. E che abbiamo sempre chiamato pi greco e t su t. Va bene? Questa è la notazione più comoda di questa, perché serviva tantissimo. Utilizzerò sempre questa. Perché avrei anche potuto utilizzare questa, ma per utilizzare questa avrei dovuto traslare questa a destra e t mezzi. Quindi dovevo scrivere pi greco e t meno t mezzi diviso t. Troppo lunga. Chiamiamola u di t. Queste quattro frequenze chiaramente devono essere quattro frequenze differenti, altrimenti avrei a che fare con, non avrei a che fare con quattro segnali differenti. E io voglio segnali differenti perché in ricezione, poi guardando il segnale, devo capire qual era il simbolo, così capirò qual era la stringa di bit. Ok? E secondo quell'esempio, come vedete, la forma d'onda trasmessa non dipende, dipende solo dal simbolo corrente. Corrente, ma non da quelli passati, perché è un esempio di modulazione senza memoria. E magari qui avremo questo segnale. Chiaramente c'era qualcosa dopo, che ci sarà qualcosa prima. Simbolo 3, frequenza 3, e magari sarà un coseno a frequenza f con 3, potrebbe essere questo oggetto. Simbolo 4, un coseno a frequenza f con 4, magari f con 4 è maggiore di f con 3, e allora avremo un coseno a frequenza più fitta, più alta, più grande insomma. E così via. Ok? Questo è un esempio di un modulatore numerico. Thank you.
Da qui in poi guarderemo soltanto modulazioni senza memoria e quando affronteremo quell'uno o due esempi di modulazione con memoria ve lo dirò. Quindi da qui in poi mi restringo a questo esempio, questo caso qui. Modulazioni senza memoria. Questo significa che il modulatore ha a disposizione le forme d'onda SVT-A che sono o meglio, a disposizione M forme d'onda e la forma d'onda realmente trasmessa dipenderà dal simbolo da trasmettere. Le forme d'onda disponibili al modulatore sono M. Nell'esempio precedente erano 4. In questo esempio qui avevamo la coppia di bit, bigon 1 e bigon 2, il simbolo A e la forma d'onda, SVT-A, in questo esempio. Ok? Perché non abbiamo scritto S1 di A, S1M di A, abbiamo messo lo stesso il tempo? È una forma d'onda. No, perché avevamo detto che dipendeva dal simbolo da trasmettere. Dipenderà dal simbolo da trasmettere. Che dipenderà dal tempo, a sua volta. No, allora, cioè nel senso che in un certo tempo, con un certo simbolo, un tempo di R. Questa si chiama S con 3 di T. Questa qui è S con 3 di T. E questa qui invece si chiama S con 4 di T meno T grande, perché l'ho traslato a destra. Quindi io sto dicendo che nel primo intervallo trasmetto la forma d'onda S di T, virgola A, che siccome A fa 3 sarà uguale a S con 3 di T, perché A è il terzo simbolo. Nel secondo intervallo di segnalazione io trasmetto la forma d'onda S di T meno T di A, ma siccome A fa 4 prendo la quarta forma d'onda disponibile, S con 4 di T, ok? Di T meno, meno T e così via. Chiaro? A con n è l'ennesimo simbolo, è il simbolo dell'ennesimo intervallo di segnalazione, può essere, a con n può fare 1, 2, 3 o 4 in questi esempi. In ogni caso, se io ho un simbolo, il Mario, per rappresentarlo ho bisogno di m forme d'onda. Fatemi chiamare s con 1, s con 2, s con m le m forme d'onda che abbiamo a disposizione. A seconda del simbolo che arriva, sceglierò una di queste m forme d'onda. Ora, queste m forme d'onda formano uno spazio vettoriale e ne vedremo e lo discuteremo meglio a breve. Fatemi chiamare con S maiuscolo questo spazio vettoriale, cioè lo span di S con U e T, S con M e T, dove per span sto intendendo tutte le funzioni che posso ottenere combinando linearmente queste m funzioni, perché una forma d'onda è una funzione. Quindi qualsiasi funzione del tipo c con 1 s1 più c con 2 s con 2 più c con m s con m è un elemento di questo spazio. Essendo uno spazio vettoriale avrà una sua dimensionalità, fatemi chiamare q la sua dimensionalità, che chiaramente è un numero compreso fra 1 e m, perché se io ho m forme d'onda tutte linearmente dipendenti, allora c'è la dimensionalità è 1, perché di queste m forme d'onda vuol dire che la prima sia s con 1, la seconda sia s con 2, ma semplicemente tre volte la prima,
La terza si chiama S con 3, ma è magari meno una volta la prima. Sono tutte linearmente dipendenti, quindi alla fine è una sola retta l'unica direzione che ho a disposizione. Se invece sono tutte quante linearmente indipendenti, allora questo spazio avrà dimensionalità m. In generale avrà una dimensionalità q compresa fra 1 e m intero. Allora, le modulazioni che andremo a studiare da qui in avanti saranno classificate sulla base dei valori di m e di q. M è la cardinalità dello spazio dei segnali o dell'alfabeto di simbolo. E Q è, come abbiamo detto, la dimensionalità dello spazio di segnale. Se M fa 2, vuol dire che io ho preso un bit per volta, perché un bit può stare in due stati, 0 e 1. Quindi se M fa 2 vuol dire che il bit che abbiamo preso era uno solo. Qui sto mandando un bit per volta. Si chiameranno modulazioni binarie. Se m invece è maggiore o uguale di 4 e di conseguenza k è maggiore o uguale di 2, quindi sto prendendo 2 bit per volta, 3 bit per volta, 4 bit per volta e così via, allora la modulazione non sarà binaria ma si chiamerà m-aria, perché sto mandando m simboli con m diverso da 2. Insomma, è solo modo per dire che non è binaria. La classificazione invece delle modulazioni sulla base della dimensionalità dello spazio di segnale S, e qui la dimensionalità Q, è la seguente: Q uguale 1, lo spazio di segnale ha dimensione 1, quindi c'è una sola direzione, e quindi non mi sorprenderà se queste modulazioni si chiamano modulazioni lineari. Se invece Q è maggiore o uguale a 2, allora si parlerà di modulazioni multidimensionali. Ok, ora ci aspetta un lungo intervallo che impiegheremo per introdurre il demodulatore, perché abbiamo visto adesso una forma molto di alto livello del modulatore. Chiaramente quel modulatore avrà espressioni e schemi, sarà presentato tramite schemi differenti a seconda del formato di modulazione che andremo a vedere da qui al seguito del corso. Vedremo tanti formati di modulazione differenti e ogni formato di modulazione potrà essere rappresentato da un modulatore differente. Volta per volta vedremo che forma ha quel modulatore. Poi dopo ci troviamo anche a preoccupare del demodulatore, che è quell'oggetto che, guardando la forma d'onda trasmessa, o meglio, quella ricevuta, deve capire, andare retroso, e capire quale fosse stato il simbolo trasmesso, e cioè quale la coppia di bit in questo esempio trasmessa. Purtroppo uno non ha a che fare con il segnale trasmesso, che è privo di rumore, ma ha a che fare col segnale ricevuto, che è fatto dal segnale trasmesso corrotto dal rumore. Per cui non vedrà questa bella grafico in cui le forme d'onda relative ai due istanti di segnalazione differenti sono totalmente differenti, quindi chiaramente riconoscibili. Ma probabilmente, essendo corrotte entrambe il rumore, ci sarà la possibilità di confusione. E quindi scambiare una forma d'onda per un'altra forma d'onda, e quindi scambiare un simbolo per un altro simbolo, e cioè una stringa di bit per un'altra stringa di bit, una probabilità di errore. Ora, per scegliere il modulatore demodulatore migliore, avremo bisogno di una regola di decisione. E per
progettare la migliore regola di decisione, dovremo fare affidamento alla statistica, quindi elementi di statistica e teoria della decisione. Ma per far questo abbiamo bisogno ancora prima di rappresentare i nostri segnali, quelli disponibili al modulatore, in una maniera sintetica e più semplice, che ci possa agevolare il compito. Di conseguenza, l'argomento che voglio affrontare adesso è la rappresentazione geometrica dei segnali. Allora, abbiamo detto che lo spazio di tutte le funzioni possa essere generato attraverso combinazioni lineari degli m segnali disponibili al modulatore è S grande, span di S con 1 e T, S con m di T. Ora questi segnali disponibili al modulatore, queste forme d'onda disponibili al modulatore, sono forme d'onda di energia, ok? E devono per forza essere forme d'onda di energia, perché l'espressione del segnale trasmesso è la sommatoria su n che va da meno infinito a più infinito di traslazioni di forme d'onda di energia. Immaginatevi un impulso, che sono segnali di energia. Se ognuno di essi fosse un segnale di potenza, io ho una somma infinita di segnali di potenza, e cosa ottengo? Non lo so neanche che cosa ottengo. Quindi S con 1, S con m, o se preferite S con i, per i che va da 1 a m, sono gli m segnali disponibili al modulatore, sono segnali di energia. Segnali di energia, vi ricordo che sono deterministici, chiaramente. Ciò che è aleatorio è il segnale trasmesso dal modulatore, che dipende dai simboli trasmessi, che sono aleatori, non le forme d'onda disponibili. S con 1 è un impulso deterministico, S con 2 è un impulso deterministico, S con m è un impulso deterministico, fatemelo chiamare impulso. Poi quale impulsto scelgo dipende dal simbolo che sto trasmettendo, che è aleatorio, ok? Ma le forme d'onda disponibili sono segnali deterministici e sono segnali di energia, il che significa che l'integrale su tutto S di S con i di t modulo quadro. E fatemi usare il modulo, perché voglio fare, come abbiamo fatto in passato per i segnali PAM, il caso più generale possibile di segnali che sono in linea di principio complessi. Poi in realtà faremo riferimento a segnali reali. DT è finito. Ok? Quindi ci stiamo muovendo in uno spazio ben definito, è lo spazio delle funzioni a quadrato sommabile, dove per sommabile intendo dire che l'integrale del back del modulo quadro è finito, ed è questo qui. Questo spazio in cui stiamo muovendo si chiama L2, quindi l'insieme delle funzioni integrabili secondo le back, il cui modulo quadro è integrabile secondo le back, sui complessi in generale. Bene, questo è uno spazio vettoriale ed è anche uno spazio di Hilbert, e su quello possiamo definire un prodotto scalare, e il prodotto scalare che andiamo a definire è questo qui, quello che avete sempre definito. Prodotto scalare fra forme d'onda qual è? La prima per la seconda coniugata integrale su tutto R. Okay. Quindi se ci stiamo muovendo nel mondo dei segnali di energia, cioè ci stiamo muovendo in L2, nello spazio L2, che è uno spazio di Hilbert in cui ho dato anche il prodotto scalare, quindi questo prodotto scalare qui, significa che
S, che è il sottospazio di segnale, fatelo chiamare, perché insieme a tutte le possibili forme d'onda che posso ottenere attraverso combinazioni lineari degli M, delle M forme d'onda disponibili al modulatore, sono un sottospazio di LA2. Anzi, direi strettamente incluso, perché M non fa infinito, quindi è un numero finito. È un sottospazio di... mi dica. No, è contenuto. Sì, contenuto in. Prima ho detto contenuto uguale perché vuole essere massimamente generale, ma per essere uguale, siccome questa è la dimensione della finita, dovrei perlomeno avere finite forme d'onda, ma non ce l'avrò mai, quindi non mi interessa. Bene, questo spazio S forma quindi un sottospazio vettoriale di LA2. E un sottospazio vettoriale può essere quindi definito da una base e da coordinate rispetto a quella base. E allora, se Q è la dimensionalità di questo spazio vettoriale, e se con J di T per J che va da 1 a Q sono un set di forme d'onda ortonormali che spannano questo spazio, insomma se questa è una base ortonormale di questo spazio qui, allora io ogni elemento di S lo posso rappresentare come combinazione lineare di elementi della base. Mi trovate? Sto dicendo che qui abbiamo uno spazio vettoriale. Uno spazio vettoriale può essere... posso trovare sempre una base ortonormale per questo spazio vettoriale qui. Una base ortonormale vuol dire che il numero minimo di vettori, ma qui stiamo in uno spazio funzionale, quindi funzioni linearmente indipendenti e ortogonali fra di loro, anzi è ortonormale, quindi non solo ortogonali, ma anche a norma unitaria, che mi possono generare, attraverso combinazioni lineare, qualsiasi elemento di S. Quindi vuol dire che S, oltre a essere span di S1 e S1 M, è anche span di Y1 o Y1 Q. Ok? Quindi vuol dire che ogni elemento di S può essere espresso come combinazione lineare degli elementi di base. Quindi questo significa che se S di T appartiene a S, allora io posso sempre scrivere come S di T uguale sommatoria per IJ che va da 1 a Q di un S con J, Psi con J di T. Che sto semplicemente dicendo che se S è un elemento dello spazio S grande, allora posso scriverlo come combinazione lineare delle funzioni di base, con opportuni coefficienti. Stiamo semplicemente generalizzando quello che ho fatto a algebra lineare e geometria. Se io ho un vettore, uno spazio vettoriale, un sottospazio vettoriale, S, e ho degli elementi, dei vettori di base psi, psi vettore, allora qualsiasi elemento di S lo posso scrivere come combinazione lineare di quegli elementi di base. In particolare, non solo qualsiasi elemento di S, di cui a me importa poco, ma soprattutto qualsiasi forma d'onda disponibile al modulatore, quindi anche S con 1, che è un elemento di S, si può scrivere come combinazione lineare degli elementi di base. Anche S con 2, S con 3, S con M, che sono elementi di S, si possono scrivere come combinazione lineare degli elementi di base. Quindi sto dicendo che quella relazione lì è vera per ogni funzione appartenente a S, a maggior ragione per S1, S2 e S1m, cioè per l'iesima forma d'onda disponibile al modulatore S1 di T. Bene, io potrò scrivere S1 di T come sommatoria su J che va da 1 a Q di coefficienti per jesima forma d'onda di base. E il jesimo coefficiente chi sarà? La proiezione di S con I lungo la jesima forma d'onda di base.
cioè S con J di T scalare psi con, scusate, S con I di T scalare psi con J di T, dovrei normalizzarla per la norma di psi, norma 4 di psi, ma non mi serve perché psi l'ho preso norma unitaria, ecco il vantaggio, non mi porto dietro nessuna costante, per la l'algesima forma d'onda. Fatemi chiamare questo oggetto qui S con IJ, la jesima proiezione del segnale S con I. Allora io posso scriverlo come somma su J che va da 1 a Q di S con J per S con J di S con IJ, scusate, che è semplicemente quello che ho scritto qui, va bene? Qui avere un generico S, forma d'onda appartenente allo spazio S grande. Lì l'ho particolarizzato per il segnale S con I, forma d'onda iesima del modulatore, perché il mio scopo è rappresentare geometricamente, quindi attraverso un vettore, le forme d'onda di base, le forme d'onda disponibili al modulatore S1, S2, S1. I coefficienti con cui posso esprimere, i coefficienti che utilizzo per come combinazione lineare, nella combinazione lineare di elementi di base che mi danno luogo alla forma d'onda S con I, si chiamano coordinate. Giusto? E ne posso mettere una in fila all'altra in un vettore. E permettetemi di chiamare questo vettore S con I vettore. S con I1, S con I2, S con IQ. Questo è il vettore delle coordinate di quella forma d'onda S con I, una volta che l'avete espressa rispetto a queste funzioni di base psi con J. È uno spazio Q dimensionale, quindi avrò Q elementi. Infatti ho Q funzioni di base. Vi trovate? Quindi, come avete appena potuto vedere, sono riuscito a trovare una corrispondenza fra una forma d'onda disponibile al modulatore e un vettore S con I. Quindi S con I di T può essere rappresentato, e l'ho messo in corrispondenza 1 a 1, col vettore S con I di coordinate di S con I di T rispetto alle funzioni di base psi con 1, psi con 2, psi con Q. E sono Q coefficienti complessi. Mentre questo apparteneva al mio spazio S. Insomma, non sto dicendo nulla di nuovo, sto soltanto riformulando nozioni che conoscete bene in geometria, soltanto che ho scambiato la parola vettore con la parola funzione. Vettore di base, funzione di base. Funzione disponibile al modulatore, vettore disponibile. Qui avrei avuto che un vettore rispetto a una base data, quel vettore può essere scritto come combinazione lineare degli elementi della base, e i coefficienti della combinazione lineare si chiamano coordinate di quel vettore rispetto a quella base. Coordinate. Prima di fare una breve pausa, voglio soltanto farvi vedere una cosa, perché prima di tutto ora si capisce il titolo, che era rappresentazione geometrica dei segnali. Ho dei segnali disponibili al modulatore, li ho rappresentati attraverso un vettore. Rappresentazione geometrica. Ok? Ogni forma d'onda è stata rappresentata da un vettore. Molto più facile lavorarci.
per le proprietà delle forme d'onda di fasi, che abbiamo scelto 8 normali, abbiamo anche quello che segue, cioè il pronto scalare viene portato sulle coordinate. Vi spiego meglio: se io voglio fare un pronto scalare tra x e t e y e t appartenenti allo spazio di segnali, e quindi faccio x e t scalare y e t, e allora questo qui è semplicemente l'integrale di x per y coniugato di t, va bene? La mia domanda è questa: ma se x e y appartengono allo spazio dei segnali, allora possono essere rappresentati da dei vettori equivalenti, x vettore e y vettore appartenenti a c o a q, i vettori delle coordinate. Posso quindi definire un prodotto scalare tra questi due vettori, x vettore e y vettore, che è il classico prodotto scalare che conoscete, cioè sommatoria delle coordinate, j che vale 1 a q, x con j, y con j coniugato. Bene, la domanda è: che relazione c'è fra questo prodotto scalare qui e quello lì? Cioè, quale relazione c'è fra il prodotto scalare fra le forme d'onda e il prodotto scalare fra vettori rappresentativi delle forme d'onda? È chiara la domanda che sto facendo? E poi la posso trasportare anche alla norma. Che relazione c'è fra la norma quadro di x e t, che è l'energia, e la norma quadro di x vettore? Come saranno legate? Beh, se capisco la relazione con questa, capisco anche la relazione con questa, perché basta che la seconda variabile invece di x, y, ci metto x e ho trovato. Beh, in realtà è molto semplice, perché basta esprimere quel prodotto scalare lì, integrale su tutto R, scrivendo ogni forma d'onda come combinazione lineare degli elementi di base. Quindi quel prodotto scalare lì è l'integrale su x. Ma chi è x? X è la somma su i che va da 1 a q di x con i, x con i di t. Questo è x. Se è un elemento dello spazio di segnale S, può essere scritto come combinazione lineare degli elementi di base. Poi devo moltiplicare per y coniugato, somma su j che va da 1 a q di x con j, scusate, y con j, c con j di t, coniugato, va bene, coniugato, e poi devo integrare su tutto R. Ok? Sono passaggi veramente elementari, proprio stupidi, stupidi, stupidi. Quindi sto soltanto scrivendo al posto di x la sua espressione, cioè combinazione lineare di elementi di base con coefficienti coordinate x con y, e al posto di y la sua espressione combinazione lineare di elementi di base attraverso i suoi coefficienti, che sono le coordinate y con j. E lo vedete subito, voglio andare a parare, tiro fuori sommatorie, cioè integrale di psi con i, psi con j, è un prodotto scalare, ma psi con i, psi con j sono funzioni ortonormali, quindi sono ortogonali, e a norma 1, quindi psi con i, psi con j, il prodotto scalare fra o 1, 0. In realtà qui non c'è neanche bisogno di scomodare questo integrale, perché posso scrivere in questa maniera. Ok? Visto che abbiamo appena detto che l'integrale fra forme d'onda, che il prodotto scalare fra forme d'onda è l'integrale, fatemelo scrivere così. E allora porto fuori due sommatorie. Somma su i e la somma su j. Porto fuori i coefficienti x con i e y con j. Quando porto fuori il coefficiente della seconda parte, lo porto coniugato, vi ricordate? Infatti nell'integrale ci sarebbe stato y coniugato.
e poi rimane pronto a scalare fra psi con IDP e psi con GDP. Ma questo qui è un pronto a scalare fra due forme di onda di base. Se sono differenti, il pronto a scalare fa 0 perché sono ortogonali. Se sono uguali, il pronto a scalare fra la norma quadro, che fa 1 perché sono ortonormali. Quindi questa fa semplicemente delta con IJ, dove delta con IJ è la delta di Kronecker, che fa 1 quando gli indici I e J sono uguali, e 0 altrimenti. Se vuoi descriverla come delta di Dirac tempo discreta, è come se avessi scritto delta di I-J, va bene? E quindi questa doppia sommatoria in realtà rimane solo un'unica sommatoria, quando io quella J, quindi questa è sommatoria su I, che va da 1 a Q, di X con I, Y con J coniugato. Ma questo è proprio il pronto scalare tra vettori X e Y. Quindi la risposta è: questi due oggetti sono uguali. E questi due oggetti di conseguenza sono uguali. E cioè la norma quadro del vettore X è proprio uguale all'energia del vettore X, che è proprio uguale all'energia del segnale X. Va bene?